Vorrei iniziare un processo e parlo molto seriamente perché non possiamo ritenere che un uomo dello Stato mostri di non conoscere elementi fondamentali della vita della nazione, sul piano della conoscenza e sul piano anche della possibilità di intervento. Ora, che cosa è? Chi è un magistrato? È un uomo dello Stato che vive in questo Stato. Qual è il problema fondamentale dello Stato in questo tempo? Più di un anno di terribile tensione per la questione sanitaria. È il contrasto al Covid. Lo Stato ha deciso, e il magistrato non può non saperlo, soprattutto un magistrato in Calabria, mi riferisco al dottor Gratteri, dove abbiamo avuto i problemi di commissari, di situazioni difficile da risolvere sia rispetto alla questione finanziaria, sia rispetto all'intervento esorbitante della Regione, sia rispetto alla possibilità di una presenza della criminalità all'interno dei temi della sanità, ma soprattutto perché la vita delle persone è più importante di tutto. Quindi lo Stato ha deciso che la sua battaglia principale è la vaccinazione dei cittadini. Mi pare chiaro questo. Può non saperlo il dottor Gratteri? Gratteri deve saperlo, ma non è che deve saperlo come magistrato, deve saperlo come cittadino. Come magistrato ha il dovere di interdire, di impedire, di ostacolare tutto quello che limita l'azione dello Stato, anche senza volontà criminale. Ma certamente le commissioni sulle fake news, le polemiche che ho avuto anch'io nelle mie posizioni, spesso, pur essendo io parlamentare, in disaccordo con il governo, indicano che c'è una linea prioritaria di cui un magistrato deve essere perfettamente consapevole, perché in malafede o in buona fede si possono creare situazioni che portano a gravi disagi anche per responsabilità o incoscienza, da cui la censura che viene fatta su quelle che sono chiamate fake news. Per esempio i Novax e tutti quelli che sono contro i vaccini hanno legittimità individuale a fare la loro scelta, ma non la possono far diventare una battaglia per dissuadere le persone dal vaccinarsi, mi pare chiaro. Un magistrato non può stare dalla parte dei Novax e qui appunto è il problema. Avendo fatto tante azioni giudiziarie, avendo processi in corso importanti, avendo maxi processi, avendo fatto Rinascita Scott, avendo la stampa dalla sua parte, la gaffa, che lui stesso ha riconosciuto, di introdurre un libro di Angelo Giordani e Pasquale Bacco non è un errore individuale, non è una scelta sbagliata, potrebbe esserlo e quindi prendiamo atto delle scuse del procuratore Gratteri. È un grave errore di un uomo di Stato e stare dalla parte sbagliata. Tu puoi dire certamente che uno non è un criminale se non è consapevole di esserlo, però può stare dalla parte sbagliata. Nel caso di mafia e antimafia non abbiamo dubbi, chi sta dalla parte della mafia, anche soltanto per ragioni affettive, sta dalla parte sbagliata. Quindi non possiamo consentire che uno aiuti un mafioso. Un prete fu arrestato perché confessò un mafioso. Situazione estrema su cui si vorrebbe e potrebbe discutere a lungo, però di fatto un magistrato non può stare dalla parte sbagliata, che è quella opposta alla parte in cui sta lo Stato. Lo Stato sta dalla parte dei vaccini, tu non puoi stare dalla parte dei Novax. E come fai a non starci? Certo, puoi non vaccinarti, è un diritto di Gratteri. Puoi avere un amico che è Novax, è benissimo. Puoi non fare nulla per impedire che un gruppo di Novax si riuniscano. Ovviamente sul piano dell'azione giudiziaria uno potrebbe con una informativa o con una piccola indagine o semplicemente perché è informato dai fatti aprire un'inchiesta. Puoi non farlo, credo che sia giusto che il dottor Gratteri non faccia nulla contro i Novax, però non puoi introdurre un libro di due sostenitori della lotta contro i vaccini, non della lotta contro il Covid. Dal loro punto di vista, con motivazioni anche apprezzabili, cioè forse sono convinti che i vaccini non siano una soluzione, non siano ancora sufficientemente perfezionati, ma sono posizioni in contrasto con lo Stato. Un magistrato, caro Gratteri, non può essere contro lo Stato. E lei non poteva non sapere chi è Pasquale Bacco.
Certo, conosce il suo collega Giorgiani, persona che si muove in una dimensione talvolta perfino infantile, lo dico senza offesa, e cioè con un entusiasmo, con l'idea di dare ordine alla magistratura, che può averla persuasa. Ma lei non può non sapere chi è Pasquale Bacco. Persona, per altri versi, medico, che è un medico che si è occupato di anestesie, si è occupato di temi importanti rispetto anche alla necessità di capire se tutti i morti sono morti veramente di Covid, facendo le autopsie che non sono state fatte. Quindi ha detto anche cose intelligenti, ma in televisione è andato in molte occasioni a rappresentare la parte dei Novax in modo radicale. Lui può farlo, lei no. Lei non può stare contro lo Stato. Questo è un dato, lei ha il dovere di prendere atto che la sua non è stata una scelta sbagliata sul piano di... Non ha fatto la presentazione di un libro come fa un letterato o una persona che vive nella sua privatezza. Lei è il primo magistrato della Calabria e non può non sapere chi è Pasquale Bacco. Nel momento in cui il tema fondamentale dello Stato è la lotta al Covid con il vaccino, lei deve vedere Pasquale Bacco e i Novax come un nemico, come un antagonista, non come un nemico giudiziario, ma come un nemico di valori. Lei non lo capisce questo? O mi ha capito? Lei è, non può non essere persona informata dei fatti, siamo abituati ormai a questo linguaggio. Lei non ha il diritto di dire di non sapere chi è Pasquale Bacco. In molte occasioni, e anche in televisione, lui ha rappresentato la posizione contro lo Stato, contro le scelte dello Stato di cui lei fa parte. Quindi lei è colpevole, lei è gravemente colpevole. Lei non è attendibile come magistrato se fa la scelleratezza o semplicemente la scelta sbagliata, possiamo giudicarla in vari modi, o la leggerezza, può anche essere una cosa leggera, di introdurre un libro di un suo collega magistrato e di un dichiarato Novax. Io conosco bene la questione perché sono il primo che portò in televisione Tarro, persona che ha una credibilità rispetto alla virologia, che lo ha reso un riferimento molto, molto abile, molto, molto sofisticato del mondo dei Novax. Ma Bacco è un estremista di quel mondo e lei ha introdotto il libro di Bacco. Lei ha introdotto il libro di Bacco, un libro che è contro lo Stato, un libro che è contro la lotta dello Stato. Lei ha fatto un atto gravissimo e deve risponderne. Sul piano morale? Certo. Sul piano giuridico, giudiziario, sul piano penale, questo è difficile dire, non possiamo farla diventare uno responsabile di avere dato con la sua introduzione suggestioni e suggerimenti che portino la gente a non vaccinarsi. Ma è un tema interessante. Se io fossi lei, aprirei un'inchiesta. Se io fossi lei, aprirei un'inchiesta. Se io fossi lei, aprirei un'inchiesta sul signor Gratteri che con la sua introduzione favorisce la legittimazione della posizione Novax e non sul piano individuale, Bacco può fare quello che vuole, ma sul piano di una indicazione di comportamento. Lei porta verso l'abisso persone che potrebbero curarsi e lo fa contro lo Stato. Gratteri le ha fatto una cosa gravissima e lo dico perché la misura della sua mancanza di equilibrio, della totale mancanza di equilibrio, sono i numerosi arresti che sono stati poi sconfessati in molti casi, ma lo sappiamo, abbiamo visto dei 350 arrestati, quanti poi sono stati liberati e molti anche senza avere poi capi di imputazione che legittimassero le sue misure. Ma lei, da 16 mesi tiene in carcere, tiene agli arresti prima in carcere e poi domiciliari, l'avvocato Pittelli, un avvocato, la sua controparte, stabilendo una serie di responsabilità indiziarie di concorso esterno che sono identiche al suo concorso esterno con i Novax, in un tema grave come la mafia, che è la salute dei cittadini. Lei ha fatto concorso esterno rispetto a qualcosa che può portare alla morte o addirittura alle stragi. E non è una mia illazione. Chi sta con i Novax sta contro lo Stato. Chi sta contro lo Stato è esattamente come quelli che stanno contro lo Stato rispetto alla criminalità. E la criminalità non è opinabile. Se c'è qualcuno che rischia di morire perché è persuaso da Bacco, lei ne è complice, concorso esterno. Allora, se lei tiene in carcere una persona su labili indizi o sulla sua convinzione
della sua responsabilità concorsuale, e mi riferisco all'avvocato Pittelli, deputato di Forza Italia e anche per questo colpito per una responsabilità politica, lei probabilmente ha esagerato. Ha esagerato. Lo ha fatto senza senso del limite. Ma questa, la dimostrazione di questa sua posizione è proprio nel fatto che lei, con l'aria della Vispa Teresa, con l'aria di chi ha fatto un piccolo errore, si è distratto, di chi non sapeva quello che faceva, di chi ha letto un abstract, di chi... Ma come fa un giudice a non informarsi? Un pubblico ministero a non sapere cosa sta scrivendo, a non leggere il libro che introduce? Come fa a non sapere l'identità dell'autore a cui dà la sua prefazione? No, non è tollerabile. Lei non poteva non sapere chi è Pasquale Bacco, che ha tutto il diritto di avere quelle posizioni. Lei ha il dovere di non sostenerle e di non introdurle. La sua responsabilità di magistrato è tale per cui lei è proprio quello che non può dar ragione a Bacco, perché facendolo va contro lo Stato di cui è rappresentante. Se ne renda conto, misuri la sua colpa rispetto a Pittelli, che è esattamente lo stesso. Lei, con labili indizi, ha tenuto uno in galera. Qualcuno potrebbe tenere in galera lei per un tempo uguale per avere fatto una cosa gravissima contro la salute dei cittadini e contro lo Stato. Stia molto attento, signor Gratteri, perché quello che lei ha fatto è di una assoluta gravità. E pensi alla libertà delle persone, pensandola propria, come se avesse fatto un'introduzione leggera, in vacanza, lei ha scritto l'introduzione a Pasquale Bacco, leader dei Novax, contro lo Stato, contro lo Stato. Lei è dalla parte dello Stato, si riferma.